Va bene, Repubblica Popolare della Concaternana, c'è cioè Mauro, Fabio e Fabio. La Repubblica Popolare della Concaternana è nata a Terni il 26 aprile del 1986. È un territorio xenofobo, autarchico, xenofobo indipendente, che è nato per rivendicare la musica ai meno abbienti. Nato attorno a litri 5 di vino locale e a una mini tastiera Casio. Appunto nel 1986 è la stessa data che è scoppiata la centrale di Chernobyl e di conseguenza è nata la Repubblica Popolare per testimoniare questa nuova era atomica, diciamo, che si è abbattuta sul nostro emisfero. Per cui ecco altre annotazioni. Finava siamo. Ma più che altro siamo ispirati all'ex Unione Sovietica e ai vecchi testi di Marx, alla filosofia di Mao, di Tito, e abbiamo cercato di portare avanti questi principi più o meno nei testi. Come Come genere? genere era un punk demenziale, diciamo, i primi, poi dopo è cambiato sempre negli anni. Mo' è più punk e meno demenziale, sempre rimasto più o meno fedele alla linea. Quindi vi siete ispirati a tale principio? Ma i nostri gruppi erano inizio Totò, i Sex Pistols e i Diarrei. Chi c'era altri? Sì, non mi sembra. Questi tre Fascismo, gruppi. comunismo, anarchia. Sì. Sì. Più Come o ideologia. Io meno, ecco, sì. non mi sento però, questi Erano più o meno all'epoca, metà degli anni Ottanta, si era evoluta questa idea così tipo post-punk. Il E dove è nato questo gruppo? gruppo è nato a casa così dei fondatori, di uno dei fondatori. Che ora non è più col gruppo, è Mauro Cingolani. No, poi c'era Lucio Ludoro, ci stavano altri. Io, Sì, dimmi pure tu. per esempio, sono entrato nel gruppo a fine 86. Fine 86, lui prima. Ok, andiamo avanti, passo la voce al presidente Mauro, è il più anziano. Allora, a parte tutto, non sono il presidente di niente, per fortuna. Comunque, volevo partire da una cosa. Innanzitutto il luogo dove stiamo, che a parte il centro sociale Germino Cimarelli, poi cosa che mi preme veramente, siamo dietro la sala prove dedicata a Renato Biagetti, un compagno ucciso dai fascisti a Roma. E questa era il 92 e praticamente è diciamo, la seconda sala aperta grazie alla mamma di Renato Biagetti. E questa è una cosa che ci tengo veramente a dire. Niente, abbiamo già detto che la Repubblica praticamente ufficialmente è nata nell'86, anche se erano 2 o 3 anni che diciamo, i tre membri fondatori del gruppo già dentro una cantina chiamata Bunker registravano pezzi così, una tastierina Casio e qualche testo ancora nostro. È stato scritto da loro qualche parte dei testi, quindi ci tenevo a salutarli e salutare anche tutti quelli che piano piano si sono succeduti al gruppo e in particolare praticamente anche i quattro batteristi che purtroppo sono morti e non ci stanno più. E quindi volevo ricordare un attimo anche Franchino, Gianni e Giovanni in particolare perché ci tengo di cuore. E adesso niente, siamo qua dall'86. La formazione chiaramente è cambiata perché veramente sono rimasto io soltanto la vecchia formazione, poi è arrivato Fabio, poi è arrivato Fabio, è arrivato Claudio e niente, abbiamo cambiato sbagliate cose,
ci siamo forse evoluti, perché all'inizio suonavamo con basso una corda, una tastierina Casio giocattolo, è praticamente cioè è un bidone della spazzatura, diciamo. E niente, continuiamo così e vediamo un attimo, non ci poniamo limiti, nel senso che non abbiamo fini commerciali, chiaramente, anche perché non ce lo possiamo permettere, buonanotte, insomma. Per cui, allora io praticamente facevo parte anche del vecchio centro sociale Icaro, che è stato insieme a Ultra della Curva S e dei Working Class a organizzare nel 2001 il primo raduno antirazzista, il primo raduno mondiale antirazzista, dove praticamente, e poi parleremo anche dopo con Baffo e i membri dei Working Class, praticamente è stato fatto un tentativo già dal 2001 di debellare per quanto possibile il fenomeno del razzismo all'interno delle curve, e noi praticamente abbiamo suonato già dal 2001 a tutte le edizioni del raduno antirazzista, e questa è una cosa di cui sinceramente me ne faccio vanto, perché è stato un tentativo veramente, e tra l'altro un tentativo ha fatto anche di avvicinare, oltre a livello anche musicale, perché abbiamo conosciuto anche gruppi di altre città, abbiamo fatto anche di avvicinare le fuserie che prima erano nemiche a livello di Ultras. E quindi praticamente è stata un'esperienza veramente, veramente bella. Poi vabbè, oltretutto abbiamo suonato anche edizioni di Febbia, grazie a Fabio, abbiamo fatto la spalla anche alla banda Bassotti, altre date abbiamo fatto anche una bella serata insieme al Lili Refrain, vabbè, niente di grosso, però insomma, ecco. Altra serata che ricordo veramente di cuore è stata una serata all'Agrobax insieme ai Gas Workers. Accoglienza stupenda, e tra l'altro ecco, ci tenevamo proprio a suonare in un posto del genere, perché è una delle belle realtà di Roma veramente, come centro sociale e come accoglienza. Per quanto riguarda, diciamo, praticamente la discografia, perlomeno ufficiale adesso del centro sociale, abbiamo soltanto fatto un CD, un 45 giri, diciamo praticamente offerto a un concorso cui siamo arrivati primi minacciando la giuria. Allora, praticamente sul 45 giri c'era una versione internazionale insieme a un pezzo di un altro gruppo, praticamente era una facciata per uno. E poi c'è un CD con tutti i pezzi della Repubblica, ma vecchissimo, datato, in cui c'era il vecchio cantante e io ero al basso a una corda e loro ancora non c'erano. Quindi, cioè, mi stai chiedendo com'era Terni a livello di musicale, a livello punk negli anni 80? La punk forse te lo può dire solo lui, perché è l'unico punk praticamente che conosco di Terni, che io all'epoca ero un metallaro, e quindi anche lui, presumo. Quindi praticamente pure Repubblica Popolare con Terni è una confluenza di generi. Sì, diciamo, è nata tra persone che sentivano o heavy metal o punk, diciamo, via, ecco. Poi sono aggiunti anche, addirittura hanno suonato anche musicisti che suonavano jazz con noi o musica classica, quindi sì, è stata anche una cosa sperimentale, infatti, sì. Però a livello di punk l'unico che ti può dire qualcosa è lui, perché io proprio... Cioè era, vabbè, c'era un bel fermento di gruppi di vari generi, c'erano già gruppi demenziali, ricordo un attimo Nemo, gli amici di Flash Gordon, ricordo altri gruppi, poi c'erano gruppi punk tipo i Warred, però ecco, non è, cioè, diciamo che a livello, diciamo, punk metal era poca roba all'epoca, poca roba. Beh, tanti, penso come minimo una ventina di gruppi. Beh, c'erano dei locali all'epoca abbastanza alternativi, sia pub che anche circoli, dove comunque c'erano concerti jazz, concerti rock, mi ricordo anche svariati anche concerti punk sul locale che era alla fine via Battisti, però diciamo che a livello, diciamo, punk e metal era poca roba all'epoca, a Terni perlomeno. Beh, noi negli anni 80, te l'ho detto, abbiamo iniziato nell'86. E quindi più o meno e suonavamo soltanto sui centri sociali, perché sui locali all'epoca proprio non cioè gruppi come noi non li facevano proprio suonare, insomma, ecco. Quindi.
Allora, io sono Fabio Zero e suono il basso con la Repubblica Popolare della Concaternana. Mauro è il cantante della Repubblica e Fabio Uno è il chitarrista della Repubblica. Attualmente c'è Claudio, che è il cantante di Cause for Cause, che ci accompagna come un voce in più, insomma, come sostegno. Alla batteria invece attualmente abbiamo una batteria elettronica, proprio perché dopo l'ultimo batterista umano è stata la cosa che ci avrebbe garantito comunque sicuramente di poter fare delle date, di prendere delle date, perché i pezzi della Repubblica sono infiniti, nel senso che un gruppo dall'86 ha una marea di pezzi che poi cambiano nel tempo, si evolvono e cambiano anche perché sono legati a situazioni, a momenti, a personaggi che poi magari non ci sono più oggi, quindi diventano anacronistici a volte. Quindi piuttosto che far imparare un repertorio di 30 pezzi a un nuovo batterista si è scelta questa cosa. Quando è nata la Repubblica Popolare della Concaternana era anche il periodo in cui erano nati i CCCP, quindi c'è un vago riaggancio a questa storia, a questo momento, per cui batteria elettronica possibile, quindi non è una cosa fuori dal mondo, ma una cosa già testata negli anni 80 da loro. Facciamo anche delle cover dei CCCP perché ci piacciono alcuni pezzi che, nonostante tutto, Lindo Ferretti ci ha donato della poesia e quindi, no? Sì. Dunque, è una cosa, ecco, che può integrare il discorso di Mauro riguardo gli anni Ottanta, è che in effetti non è che ci fossero molti spazi per suonare, anche se di gruppi alla fine ce n'erano diversi. Certo, gruppo punk io ricordo soltanto quello in cui suonavo io, ma non per una questione egoica, no? Centrale, ma perché proprio era il primo, è stato il primo gruppo punk a Terni. Dopodiché sì, abbiamo dovuto aspettare una decina d'anni che arrivassero nuove generazioni che si ispiravano al punk. Il gruppo si chiamava Warhead, è un gruppo che è stato attivo fino al 2007, l'anno dell'ultima pubblicazione, e poi diciamo che non si è mai sciolto del tutto, ma da lì non c'è stato un seguito. È nato nel 1982 e il primo prodotto è stato un demo tape in Rocky Trust che era uscito a gennaio dell'83. No, questo vinile, questo è stato il primo disco. Il primo disco è stato pubblicato nell'86 dalla Toast Records di Torino. Sì. Dunque, spazi per suonare erano pochi, comunque sia, al tempo funzionava molto le feste dell'Unità. Quindi gruppi come Warhead o la Repubblica Popolare trovavano spazio, certo, una volta l'anno, no? Dal punto di vista politico era una situazione molto particolare, nel senso che avevamo il PC che governava e l'opposizione era fatta da, adesso mi viene Rifondazione Comunista, ma non è Rifondazione Comunista perché c'era Democrazia Proletaria, ecco, non ricordavo. Quindi il PC che governava e l'opposizione, no, fatta da Democrazia Proletaria, questa era la situazione politica a Terni. Una città operaia dove l'acciaio era la base di tutto, insomma, le famiglie, a Terni si viveva solo esclusivamente dietro all'acciaieria.
all'acciaieria, poi c'era il polo chimico anche, la Basel, quella che poi è stata Basel, prima come si chiamava? Polimer. La Polimer, esatto. Noi come punk eravamo molto fraintesi in quegli anni, perché eravamo diversi da tutti gli altri che andavano in giro con l'Eskimo, no? O con l'Eskimo o l'Oden dall'altra parte, quindi noi che ci vestivamo di pelle nera, poi eravamo molto fraintesi. Non eravamo del tutto accettati, eravamo visti come qualcosa di destabilizzante, comunque, all'interno dei movimenti comunisti. Non è stato facile, insomma, però alla fine hanno ceduto loro, nel senso che si sono resi conto che noi non eravamo contro, anzi, no? Avevamo soltanto una visione leggermente diversa, non antagonista. Eravamo una branchia che poteva comunque viaggiare con loro. Ma oggi è senz'altro cambiato, io, cioè, almeno come la percepisco io, come la vivo io rispetto a quegli anni. Oggi, sinceramente, adesso sembra strano, ma non interessa più a nessuno quello che fa. Almeno una volta era, no, era destabilizzante a volte. Oggi tutto passa e scorre via senza lasciare traccia. No, esatto. Non ci sono più i comunisti di una volta, ecco. Ritorniamo invece a Repubblica Popolare Concaternana, che insomma avevo raccontato qualche... Io vorrei integrare quello che è stato detto prima dicendo visto da fuori, perché io poi sono entrato per ultimo nella Repubblica, dopo il 2007, dopo che ho finito l'esperienza come Warhead. Quindi visto da fuori la Repubblica era veramente un qualcosa di iconico, perché non era il gruppo che girava per fare concerti, ma era il gruppo che in alcune circostanze e situazioni riusciva meglio di tutti gli altri a esaltare il problema proprio dov'era. Attraverso i testi, sì. E anche il fatto che i componenti non fossero così fissi, perché poi se uno dovesse fare una lista di tutte le persone a Terni che hanno suonato con la Repubblica Popolare della Concaternana, sono più di 50. Quindi non è che anche questo era il bello della Repubblica, per questo anche in questo è popolare. Nel senso dove chiunque poteva arrivare, dinamico, arrivare e dare il suo apporto, perché non dava l'apporto, sì, ma non dava un apporto, non era per se stessi, si faceva proprio per la Repubblica, era per... Poi meglio, questo forse lo può spiegare Mauro, no? Che avendolo vissuto da protagonista può dire le emozioni proprio che a lui questo gli ha portato. Sto condivide questa esperienza con tanti musicisti, proprio quasi tutti i musicisti di Terni ti dicono: ah, io ho suonato con la Repubblica, no? Quindi sentiamo Mauro. Sì, infatti Fabio ha ragione, tra l'altro di diverse estrazioni musicali, perché con noi hanno suonato jazzisti, maestri di pianoforte, gente che praticamente laureata al conservatorio, batteristi famosissimi che hanno fatto la spalla anche a gruppi, cioè hanno fatto la session anche a gruppi grossi, e oltretutto anche personaggi fuori dall'ambiente musicale che praticamente hanno creato anche delle situazioni insieme a noi, tipo noi hanno suonato Socci, Alessandro Ricci, Orlando Orlandella, maestro di pianoforte,
quindi cioè, gente che a Terni all'epoca e anche adesso era abbastanza, diciamo, quotata e famosa, insomma. E altra cosa, anche a livello extra musicale, abbiamo avuto anche l'onore di avere dei supporti a livello scenico di gente come Gabriele, che me ne sono dimenticato prima, me l'avevi fatto notare, che è praticamente l'amico, il compagno a cui abbiamo dedicato il pezzo che hai registrato l'altro giorno, che praticamente, vabbè, è quello che ha inventato i Maneskin, praticamente, scherzo chiaramente, perché praticamente all'improvviso faceva, senza dirci nulla, si presentava magari a Roma a un concerto con calzarrede e giarrettiere e faceva uno spettacolo sul palco stile Damiano dei Maneskin. E poi anche altri personaggi che facevano teatro, quindi è veramente stata una contaminazione sia a livello musicale ma anche a livello sociale, a livello scenico, con veramente 50-60 persone, perché io cioè, non credo che ci saranno pochi batteristi di Terni che non hanno suonato con noi, perlomeno un periodo, quindi è una cosa che veramente ci ha fatto veramente piacere, perché ecco, siamo fuori dagli schemi. E quindi, stando fuori dagli schemi, ci ha fatto piacere suonare con gente che magari con noi a livello musicale o a livello anche sociale non aveva nulla a spartire, insomma, se non l'amicizia e veramente la fratellanza, veramente. L'aspetto principale, fondamentale, visto che i prodotti sono quelli che sono usciti editati, no? La cosa più bella è andare a vedere la Repubblica dal vivo. Cioè, la Repubblica dal vivo, i concerti della Repubblica, innanzitutto... Ogni concerto è un evento a sé stante, sia dal punto di vista dei pezzi che si propongono, ma dal punto di vista del look e della situazione che si crea nel palco, perché i concerti della Repubblica, pochi, ma è una forma non solo musicale, ma soprattutto teatrale. C'è un aspetto che è molto importante, questo del come si pone la Repubblica, rispetto al momento, alla situazione, e questo viene preso spunto da quello che proprio accade sia a livello politico che sociale del momento, quindi a secondo delle cose che sono succedute nella storia, la Repubblica ha incarnato proprio l'attimo che si sta vivendo. Quindi vedere un concerto della Repubblica è una cosa che si vede e poi non si rivedrà mai più lo stesso, con le stesse persone, con la stessa musica. E questa, secondo me, è proprio la forza della Repubblica Popolare, perché ti costringe ad andarla a vedere. Anche perché se uno fa una ricerca in internet o su YouTube o su siti musicali non troverà niente della Repubblica. Questa è la prima volta che stiamo lavorando per... Sì, c'era una cosa di 30 secondi che è stata fatta cancellare apposta, proprio per non lasciare traccia, volutamente. La dimensione del concerto della Repubblica, proprio la dimensione top, magari è stata nel tempo partecipare al Carnevalone, dove ci siamo trovati perfettamente integrati con quello che è la dimensione di quella festa. La Repubblica è proprio quello, è il a Poggio Mirteto, il Carnevalone liberato di Poggio Mirteto, sì. E lì è stata una delle giornate più belle dal punto di vista, diciamo, delle emozioni, no? È stato. E quindi ecco, cerchiamo di far suonare la Repubblica, anche se non è facile, perché tratta un po' di problemi locali, quindi la Repubblica a Milano è un po' stonata, nel senso, ma qua nel circondario Centro Italia è un evento da seguire, sì. Ah certo, da adesso in poi si potrà ascoltare la Repubblica su Elettri TV. No? Facciamo dire qualcosa a Mauro in conclusione della Repubblica. No, io in conclusione volevo dire una cosa, riallacciandomi al discorso di Fabio. Allora, sì, la vinili, i dischi sono importanti perché uno sente la musica, però come diceva Fabio, la Repubblica va vista, oltre ad ascoltata va vista, e quindi praticamente
ha ragione Fabio quando dice che alla fine un prodotto registrato sì è importante, ma è limitativo. Limitativo perché la Repubblica va sentita, ma soprattutto va vista in ogni occasione, perché ogni occasione è diversa. Quindi la musica magari, sì, i pezzi sono più o meno sempre gli stessi, però ogni serata è diversa dall'altra. Quindi registrare è importante, ma soprattutto veramente è stare sul palco insieme alla gente che ci segue. Ecco, sta andando via la luce, per cui siamo ai saluti finali. Volevamo salutare Mauro, Fabio e Fabio, Fabio, no. Fabio 0 e Fabio 1. Ci tengo, il Fabio 0 ci tengo. È importante. Fabio suona oltre al basso anche la batteria, per cui è tipo polipo. Cioè, è un fenomeno vivente. E Mauro, cioè, è proprio un fuori classe invece. Va bene, ci scusiamo per l'assenza di Claudio, però comunque ecco, ci rivedremo live su Elettri TV.